others, right? Eccoci, siamo live. Un saluto a tutti amici di Android Pit. Io sono Luca, mi avrete riconosciuto se siete abituati a seguire il nostro sito, le nostre live, ma oggi sono qui con una nuova persona, nuove tra virgolette, il nostro nuovo editor Simone, che finalmente è qui per la sua prima live, perché è già da qualche mese che è con noi, ma finalmente lo possiamo mostrare in Ciao a volto, tutti e benvenuti, grazie. il nostro editor misterioso, l'ospite misterioso della giornata di oggi. Allora Simone, cosa ci racconti di bello? Cosa ne pensi di Android Pit? Dai, ti faccio una domanda trabocchetto, Android, ah, ovviamente. bellissimo, grazie, questo è il bello della Il diretta. bello della diretta, esatto. Beh, Android Pit è una bellissima realtà che mi ha permesso di trasferirmi in una città bellissima come Berlino. Per la prima volta riesco a visitare la Germania. Niente, che cosa posso dire? Passiamo Lavorare. alle cose interessanti. Passiamo Passiamo alle a. Perché veramente quando mi colgono impreparato non è cose interessanti. semplicissimo. Allora, guardate cosa abbiamo qui. Abbiamo Motorola Moto G7 Plus e Moto G7 Power che sono arrivati direttamente dall'evento di lancio che è avvenuto qualche giorno fa. Sì. Non sono i due unici telefoni che Motorola ha lanciato quest'anno. Sono stati lanciati altri due smartphone, Moto G7 versione base e Moto G7 Play, giusto? Esattamente. Dai, diciamo qualcosa prima di far vedere cosa c'è nella scatola e di parlare un po', insomma, di mostrare i telefoni, Beh, vediamo allora, un po'. innanzitutto possiamo dire che, come sempre, l'ispirazione di Motorola è quella di realizzare dei dispositivi, che si basano su caratteristiche adatte ad un, potenziale target di clientela che è sempre più ampio, perché Sì. offre dei dispositivi, diversi dispositivi che si affacciano appunto a diversi tipi di Comunque clientela. una fascia di mercato entry level, quindi non stiamo parlando dei soliti Assolutamente. flagship, del solito Galaxy S10 o del solito iPhone, insomma, sono Esatto. smartphone che puntano alla fetta di mercato quella più ampia, diciamolo, perché Sì, effettivamente la maggior parte dei consumatori sono quelli che non spendono migliaia di euro per uno smartphone. certamente. Dunque, la strategia quest'anno di Motorola si è leggermente differenziata. Anche loro, grazie ovviamente all'arrivo di una concorrenza in questa fascia di mercato sempre più agguerrita, hanno deciso di potenziare principalmente tre comparti fondamentali dei loro smartphone. Prima di tutto la fotocamera, poi il display e in seguito anche l'ottimizzazione della batteria che non è mai un male, Che assolutamente. possiamo dire sono comunque le tre aree, insomma, le tre caratteristiche degli smartphone che agli utenti interessano di più. La durata Assolutamente. della batteria, perché tutti vogliono arrivare a sera o farsi almeno più di una giornata con una sola ricarica. Uno schermo, perché è la parte dello smartphone che guardiamo continuamente, quindi insomma è la parte Ovvio. che vogliamo che sia migliore, e una fotocamera perché tutti fanno belle foto. Io mi ricordo, voi lo sapete magari già, io prima di venire qui lavoravo comunque in un negozio e aiutavo a vendere anche smartphone. La Le domanda domande più erano classica quelle. che viene fatta ad un venditore di smartphone è: ma a me interessa un telefono che faccia belle foto, no? Certo, di certo non ti chiedono già. Dammi un telefono che Non mi faccia belle serve quello che ha foto. il processore Exynos 9820. Esattamente, esattamente, esattamente. Va bene, ne apriamo uno a testa, facciamo vedere Ma cosa sì. c'è. Allora, io apro G7 Power, lì c'è G7 Plus. Gli smartphone, devo ammettere, gli ho dato un'occhiata prima del live, sono molto eleganti, molto carini, mi sono piaciuti un sacco. Già la gamma Moto 6 era molto bella, devo ammettere. Vediamo Le questo qua. dimensioni sono rimaste praticamente le stesse, Sì, giusto? diciamo che il design non è cambiato molto rispetto alla precedente generazione, ma fortunatamente hanno utilizzato questo nuovo tipo di vetro che infine hanno anche aggiunto il sensore di impronte digitali quest'anno integrato Sì. nel logo Motorola sul Sì, che retro. è stato ripreso dal Motorola One, è stato il Motorola One Esatto. il primo ad utilizzare questa disposizione, che è un'idea, tra virgolette, geniale, è la Sì, posizione dove tutti si aspettavano il lettore di impronte assolutamente sin sì. dal primo momento, quindi finalmente ce l'abbiamo fatta. Potete già vedere la prima differenza, il G7 Plus ce l'abbiamo in colorazione blu, Esatto. molto bella, con dei riflessi veramente spettacolari, e questo è in colorazione nera, Esatto. E triste. un'altra differenza che notiamo subito è il doppio modulo fotocamera nella versione Plus, mentre un singolo sensore per la fotocamera posteriore per quanto riguarda la versione Power. Esattamente, è rimasto il design classico di Motorola con questo modulo fotocamera a cerchio. Esatto. Qui potete vedere la fotocamera singola e il flash messi in verticale in questa disposizione qui. Invece, questa è una disposizione più classica dei dispositivi Motorola. Abbiamo Sì, già il G5, anche assolutamente. G6 e anche gli smartphone in fascia alta Motorola. Sono state aggiornate anche le specifiche di queste fotocamere, Assolutamente, giusto? diciamo che Motorola ha fatto
ha fatto tantissimi abbinamenti in base al tipo di dispositivo. Ogni dispositivo preso quattro sensori e li ha lanciati esatto, perché ogni così. dispositivo quest'anno non ha assolutamente lo stesso tipo di sensore, ma si differenziano. Partendo dal G7, questa volta la versione base, diciamo, la versione standard del Moto G7, possiede un sensore da 16 megapixel più un sensore da 5 megapixel e una fotocamera anteriore da 12 È il megapixel. sensore da 5 megapixel che non viene utilizzato attivamente, quindi non è un teleobiettivo, non è un grandangolo, è solo utilizzato Oh, per la sì, profondità. esattamente. Oltretutto anche Motorola ha deciso di entrare nel mercato dello smartphone dotato di fotocamera AI, perché anche il Moto G7 ha delle alcune funzionalità AI come il rilevamento del sorriso, insomma, per cercare di offrire all'utente degli scatti sempre comunque accettabili, perfetti, sempre per avere una fotocamera sempre pronta a Come scattare. ad esempio la funzione di background blur, quindi di sfocare Sì, lo sfondo con la fotocamera frontale, che viene fatto con una fotocamera esatto. singola, quindi è tutto software, tutto AI. Però insomma, essendo software, c'ha anche i suoi punti a favore e punti a sfavore, perché non è proprio perfetto. Però insomma, Motorola si sta muovendo in questa direzione ed è bello vedere che queste, tra virgolette, innovazioni, comunque questi passi avanti per l'azienda, vengano su dispositivi di fascia media e medio-bassa. Alla fine non Sì. No, vengono. Non sono state, diciamo, spinte più di tanto sui prodotti di fascia alta, assolutamente. vengono. Infatti, vediamo che c'è sempre una spinta da parte dei produttori a cercare di inserire sempre più funzionalità e dare un aspetto migliore anche a livello estetico, come vediamo in questo caso, ai dispositivi di gamma media piuttosto che a quelli di fascia alta, che a quelli comunque sia, siamo già abituati da tempo a vedere questo genere di innovazioni. E parliamoci chiaro, da giudicare dalla strategia di Motorola sembra quasi anche che ci abbia un po' rinunciato. Allora, non sappiamo cosa voglia lanciare nel prossimo futuro, però sappiamo che comunque il Moto Z3 col modulo 5G non arriverà in Europa, comunque non è ancora arrivato in Europa. Certo. Probabilmente arriverà un dispositivo pieghevole, il Moto Razr, però non Potrebbe sappiamo se essere. arriverà effettivamente sul mercato, quale sarà la disponibilità o se sarà un dispositivo di fascia alta. E invece abbiamo questi Moto G, insomma, Non lo che. so, però le potenzialità ci sono perché, come dicevamo poco prima della live, stavamo parlando tra di noi, abbiamo visto le specifiche dei vari dispositivi, abbiamo detto se Motorola dovesse prendere le migliori caratteristiche di ognuno di questi quattro dispositivi, probabilmente riuscirebbe a tirare fuori qualcosa dal cilindro di veramente buono e noi ci aspettiamo che nel prossimo futuro possa farlo. Ma quindi vediamo quali sono le differenze. Allora, abbiamo detto sicuramente le fotocamere perché Sì, sono diverse su ogni modello. Il modello con le assolutamente. fotocamere migliori è il G7 Plus, Sì, 16 assolutamente. megapixel, 5 megapixel e 12 megapixel. Esatto. Questo ha 12 megapixel di fotocamera posteriore e solo una fotocamera frontale da 8 megapixel. Esatto. La differenza comunque si può vedere anche nel notch. Moto G7 Sì. Power utilizza un notch leggermente più largo anche come design. Qui invece vediamo un notch a goccia, possiamo anche accendere questo smartphone per mostrarlo. Sì. Gli altri due smartphone che non abbiamo che a disposizione, il Play utilizza una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una frontale da 8, mentre il G7 classico, la versione base, quella che tutti potrebbero acquistare volendo, no, il G7 scusami, che era da 16 e 5 megapixel, il Plus ne ha 12 più 5 nella posteriore e 8 nella frontale. Comunque, tuttavia, avendo fatto già le nostre Questo è il prove, nostro caporedattore ok, avendo fatto show. già qualche prova a livello di scatto fotografico, abbiamo potuto notare che gli scatti di questi due, di questi nuovi Motorola non sono affatto male. Anzi, devo dire che Si sono migliorati assolutamente, quando parecchio. Motorola ha parlato di miglioramenti, effettivamente rispetto alla gamma precedente, i miglioramenti quest'anno ci sono stati E per davvero. un prezzo che non è nemmeno così sconvolgente, No, perché adesso anche per assolutamente. rispondere alla domanda che ci ha fatto il nostro ascoltatore Pier, prezzi e disponibilità di questi smartphone, gli smartphone si collocano in una fascia molto molto bassa, che comunque i prezzi anche Sì. degli dispositivi di fascia bassa degli altri brand si stanno sempre più alzando. È vero. Motorola invece è riuscita a piazzare sul mercato un Moto G7 al prezzo di 249 Sì, che arriverà a fine febbraio con euro. esclusiva Esclusiva Amazon. Amazon, quindi sarà acquistabile solo su Amazon. Però comunque un prezzo onesto, poi la garanzia Amazon penso che molti di noi la Assolutamente. conoscano ed è sicuramente di altissimo livello. Moto G7 Plus, che è il modello che vedete qui a destra, 319 euro, disponibile anche nei negozi Ovunque, fisici. sì. G7 Power, anche questo è disponibile nei negozi fisici, 229 per ben 5000 mAh di batteria, ma ci torniamo tra un Assolutamente. attimo. E G7 Play sarà invece un'esclusiva team, però c'è da mettere che c'è un vantaggio dal punto di vista del prezzo, Eh 189,99 euro. sì.
E questo è un prezzo molto molto aggressivo. Parlando di batteria, appunto, come mi ero soffermato un attimo fa, sulla batteria tutti utilizzano la stessa batteria a 3000 mAh, sì, tranne il G7 Power. Esatto. Che utilizza una batteria che è veramente enorme, sì. 5000 mAh, si sente tutta nel peso dello smartphone. Assolutamente. Motorola garantisce anche 2 giorni e mezzo di utilizzo, oltretutto. Però devo ammettere che nonostante lo spessore sia comunque maggiore rispetto magari al G7 Play o al smartphone, anche il peso sia leggermente maggiore, lo trovo uno smartphone molto comodo. È molto maneggevole. È molto maneggevole questo, sì, sì. Proprio anche le curvature, essendo che lo smartphone non è molto sottile, non va a tagliare le mani. Esatto. Con i bordi in metallo ed è molto molto carino. Quello che cambia però è il sistema di ricarica, vero? Ne stavamo discutendo prima. Ne stavamo discutendo prima perché Motorola quest'anno ha dotato della stessa batteria a tutti i dispositivi, ovviamente, come abbiamo detto, tranne il Power. Ma ognuno però ha un sistema di ricarica diverso. Eh già. Perché le cose standard non ci piacciono, no, allora Non piacciono a noi, non piacciono a Motorola, quindi lì il mondo è bello perché vario, la stessa cosa vale per i dispositivi. E quindi sappiamo che Moto G7... Cominciamo dal più lento. Ok, il più lento è senza dubbio il Play. G7 Play. Il 7 Play ha il classico caricabatterie da 5 watt e si ricarica a 5 watt. 5 volte un ampere, praticamente un iPhone. Sì, sì. Praticamente un iPhone, il caricatore standard dell'iPhone. Dopodiché troviamo in seconda posizione il Moto G7 che supporta la ricarica turbo power fino a 15 watt. Che è uno standard, diciamo, accettabile, onesto, è diciamo il minimo accettabile secondo sì. me nel 2019. Può andare. Fino ad arrivare poi al Power, che nonostante la sua batteria da 5000 mAh, ma si ricarica con il Turbo Power da 18 watt. E che per 5000 mAh penso ce ne voglia di tempo a 18 watt per ricaricare questa batteria. Direi di sì. Però possiamo dire però una cosa. Però in ogni caso lo ricarichi sempre meno spesso. È una ricarica comunque veloce 18 watt, anche se la batteria non la ricaricate tutta. Ne ricaricate a metà, avete comunque 2500 mAh, non so, in 30 minuti, 40 minuti, quelli che sono. Bastano per un'altra, altre 10 ore di utilizzo, insomma, più sì. o meno. Infine la variante Plus, che supporta il nuovo caricatore turbo power di Motorola da ben 27 watt. 27 watt è solo 3 watt lontano dal warp di OnePlus. Del, e non quella del OnePlus 8T classico, ma quella del McLaren Edition, quindi veramente impressionante, si ricarica in un lampo. Non è ancora a livello della SuperVOOC Charge di Oppo, magari, però sinceramente nessun altro smartphone è a livello della SuperVOOC Charge di Oppo, certo. Quindi ok. Diciamo che poi alla fine la domanda sorge spontanea, ma se sono tutti diversi questi smartphone, sì. alla fine... si è raggiunto un compromesso, Motorola ha raggiunto un compromesso, qualche cosa l'ha fatta uguale per tutti? Verrebbe sì. da dire no, verrebbe ma... dire no, però effettivamente poi scavando sì. ci sono delle cose che tutti, allora, tutti e quattro gli smartphone incredibile per il 2019 hanno tutti un jack per le cuffie. Ah sì, questo è vero, tutti e quattro hanno un jack per questo le cuffie, questo è vero, questo è l'unico compromesso cosa. Utile che Motorola ha regalato a tantissimi utenti. Sì, e hanno anche la radio FM. Assolutamente che sì. Che sempre nel 2019. Anche questa fa felice a moltissimi utenti. Fa felice a moltissimi utenti ed è molto difficile da trovare. Android Pie, Android 9.0, condividono quasi stock, ovviamente, possiamo mostrarlo qui. Condividono ovviamente tutti lo stesso software che è basato su Android Pie, principalmente stock con le solite classiche modifiche di La classica applicazione Moto, la possiamo impostare adesso qui lo smartphone in tedesco. Con il Moto Display, le Moto Action, eccetera, insomma. Esatto, le solite, le classiche funzioni quelle. Di Motorola, che non sono poi invasive, non danno, non modificano Android proprio nel suo modo di apparire, quindi insomma, sono solo modifiche utili. L'ultima cosa che condividono tutti, o quasi, è il modulo NFC, che è una mancanza, una lacuna invece del Moto G7 Play. Sì, diciamo che io capisco risparmiare sul prezzo, però costa davvero così tanto un chip NFC? Quello che mi chiedo, dare la possibilità dei pagamenti. Anche perché, esatto, non tanto per l'NFC di per sé, perché come funzione software, io devo essere sincero, l'ho usata veramente poco nella mia vita. Però per i pagamenti lo sto utilizzando un sacco. Con Google Pay, adesso che Google Pay è anche arrivato in Italia, è più diffuso che mai. È diffuso in Europa, è diffuso in praticamente tutti i mercati dove Motorola vende i suoi smartphone. Va bene, è un gran peccato. C'è arrivata una domanda. Hanno dual SIM, dual standby o dual SIM full active? Questa è una bellissima domanda a cui sarò felice di risponderti, però non in questo momento, caro Pietro, perché al momento non lo so. A intuito direi che sono dual SIM, dual standby, come la maggior parte degli smartphone.
Dual SIM Full Active, io ho visto qualche top di gamma al momento utilizzare quella funzione, come il Note 9. Mm-hmm. Il Note 9 è Dual SIM Full Active, e anche gli smartphone top di gamma Huawei, quindi che ne so, il Mate 20 Pro. Ovvio. Non sono certo che su questi smartphone, soprattutto su questi chipset, che poi come lo Snapdragon 632 o comunque chipset di fascia media, esatto, sia supportata la funzione. Diciamo che sì, sono dual SIM, però il compromesso sempre dal punto di vista del prezzo, eccetera, della fascia del mercato è più difficile. Sì. Poi ultima cosa che ci tengo a dire, sì, questi Moto G7, è un vero peccato che questo G7 Power non è arrivato in Europa nella stessa variante che è stata presentata in Brasile, perché la nostra redazione di Android Pit Brasile era presente all'evento di lancio appunto in questo paese dove Motorola è molto forte, Motorola è diciamo... Si può dire che ormai è brasiliana? Sì, praticamente. Moto G7 Power dispone nel mercato brasiliano di un'antenna DVT-B. Ah sì, assolutamente. Quindi un'antenna per il digitale terrestre per guardare la TV. E con una batteria da 5000 mAh... Mi sembra di ritornare ai tempi in cui ci andava tantissimo. Sì, i telefoni con l'antennina per poter guardare la TV con lo schermo che girava. Era una cosa bellissima. Purtroppo la funzione non è disponibile in Europa e quindi neanche in Italia. È un blocco software? Non lo sappiamo. Sarebbe bello scoprire in futuro se magari qualche developer riesce a sbloccare la funzione anche nel nostro paese. Chissà, non sappiamo sinceramente se l'hardware è effettivamente lo stesso, se c'è l'antenna dentro. Esatto. O se è un'antenna esterna. Presumo sia un'antenna esterna, così non so. Fatto. Siamo arrivati già alla fine della live. Come vola il tempo quando ci si diverte. No, volevo rispondere prima di chiudere a un'altra domanda di Pietro Ferraro, sempre il nostro amico Pietro, che ci ha fatto una domanda... molto mirata, precisa e simpatica, voglio dire proprio il nome e cognome, Pietro Ferraro. La domanda è: buonasera ragazzi, domanda a bruciapelo, cosa ne pensate di Dostupno? È migliore di ChaoYam? Allora, per quanto riguarda la prima applicazione di cui si è parlato veramente tanto negli ultimi giorni, ci sono delle novità in arrivo, continuate a seguirci su Android Pit perché potremmo avere a che fare con gli sviluppatori di questa moto. Sì, risponderemo a tantissime domande, forse anche di più di quanto immaginate. Sì, diciamo che potreste venire a sapere cose che non volevate sapere. Abbiamo visto cose che voi umani... Esatto, stiamo indagando su questa applicazione. ChaoYam è una pagina abbastanza triste della storia degli smartphone italiana, di cui non vorrei discutere con tutto... Un saluto al caro Francesco, che ci guarda da casa. E con questo possiamo dire che la nostra live è conclusa. Se avete qualche altra domanda riguardo il Motorola Moto G7, potete farcela qui sotto questo video oppure sui nostri articoli, che trovate linkati in descrizione, che è appunto riguardano gli hands-on di questi due smartphone e la presentazione delle caratteristiche insomma degli altri due che ovviamente sono stati presentati. Con le recensioni in arrivo, ovviamente. Esatto. E non mi resta nient'altro che salutarvi. Vi facciamo un bel saluto dalla redazione di Android P di Berlino. E ci vediamo venerdì prossimo, sempre a quest'ora, 5:30. Ciao!